Siamo insieme a Maria Rosaria Nesci, la vice regina delle preferenze delle elezioni comunali di Vibo Valentia, oltre 460, se non erro. Intanto si aspettava questo risultato? Beh, diciamo che è un risultato importante e che credo sia il frutto di un'attività politica portata avanti in questi anni con serietà, costanza e coerenza, e credo che i cittadini abbiano voluto premiare questo tipo di attività che ho portato avanti anche al di fuori del Consiglio Comunale. Un'attività che ovviamente ho portato avanti con senso del dovere e senso di giustizia e che oggi ovviamente porterò avanti anche per dovere istituzionale. Mi aspettavo questo risultato, no, ma ci speravo. Adesso si apre un'altra partita, c'è la partita del ballottaggio, la coalizione di centro è rimasta fuori, come abbiamo già detto anche con altri candidati, immagino che siate già, tra virgolette, tirati dalla giacchetta da ambo le parti. Lei però ha un ruolo più politico rispetto anche ad altri, è coordinatrice provinciale di Noi Moderati è stata ed è alleata del centrodestra, è stata nella lista di Forza Italia alle europee, c'è la possibilità di un ricongiungimento con il centrodestra. Destra già a partire da questo ballottaggio, la Nesci che fa? Noi moderati che fanno? Allora, la Nesci, Noi Moderati, sicuramente non accetterà proposte di natura prettamente personale perché non ha alcun interesse personale, tant'è vero che qualche avvicinamento c'è stato, ma in tal senso è stato un invito declinato. Oggi la Nesci ragiona in termini di una coalizione di centro che prenderà una decisione unanime e quindi ovviamente rimarrò ancorata alle decisioni della coalizione di centro. Non esclude eventuali avvicinamenti al centrodestra, ma in futuro e ove mai dovessero cambiare alcuni assetti politici che oggi ovviamente a livello territoriale non mi convincono affatto. E lei dal suo punto di vista e Noi Moderati spingerà eventualmente per un eventuale apparentamento con centrodestra o con il centrosinistra? Spingerò sicuramente per creare delle condizioni che favoriscano la coalizione di centro in termini di gruppo, quindi apparentamenti con una coalizione che ci permetterà di portare avanti quantomeno in parte il nostro progetto politico. Quindi non si escludono ovviamente avvicinamenti né ad una fazione piuttosto che all'altra fazione politica, ma ovviamente i presupposti devono essere quelli di garantire lo spazio politico alla nostra coalizione che vuole portare avanti il nostro progetto.